La Juventus si conferma protagonista non solo in campo, definiti anche gli arrivi di Witzel e Cuadrado. Con Higuain, Dani Alves, Piazza e Benatia, Allegri è pronto a dare l'assalto alla Champions. Il Napoli piazza l'atteso colpo in difesa. Dal Torino ecco Nicola Maximovic, rinforzo richiesto da Sarri dopo settimane di trattative. Dopo il KO a tavolino inflitto dalla Lega al Sassuolo per la posizione irregolare di Ragusa nella gara contro il Pescara, il club emiliano prepara il ricorso per ribaltare la sentenza. L'avvocato Grassani spiega a TMV le strategie della società. Amici di tuttomercatoweb.com, benvenuti ad un'altra edizione delle TMV News. Nell'ultimo giorno di mercato, con tantissime trattative che caratterizzano molte società in Serie A, ma come avete sentito nei titoli c'è già una regina che è la Juventus, protagonista quindi non soltanto in campo. Ne parleremo in questa puntata assieme al Napoli, assieme a tutte le altre notizie. Lo faremo con Raimondo De Magistris, che saluto e ringrazio. Ciao, Raimondo. Tommaso, buonasera. Allora, Juventus che definisce con un colpo di coda, è proprio il caso di dirlo, anche gli arrivi di Witzel dallo Zenit ed il ritorno di Cuadrado dopo l'ottima stagione già in bianconero nella passata stagione, appunto. È una Juventus adesso da 10 in pagella, Tommaso, sì. Perché è stata una campagna acquisti clamorosa. Pogba per quelle cifre non poteva non essere venduto, ma la campagna di rafforzamento della Juve pone adesso i bianconeri al centro tra le regine d'Europa anche per la Champions League, perché in difesa è arrivato Benatia, un rincalzo di lusso per la difesa, è arrivato Dani Alves, a centrocampo rivoluzione totale con Pjanic, con Axel Witzel, con Marco Piazza, col ritorno di Juan Cuadrado e poi in attacco il grande colpo Gonzalo Higuain, 90 milioni di euro, il colpo più importante in entrata della storia della Juventus. Insomma, Juventus assoluta protagonista di questa sessione estiva di calciomercato in Italia. Una Juventus che, tra l'altro, senza aver schierato in campo tutti i nuovi acquisti, è già a punteggio pieno in classifica dopo due giornate di campionato, segno della forza, l'intelaiatura di Allegri che c'era già, sulla quale sono stati innestati questi grandissimi colpi che, come dicevi giustamente Raimondo, la elevano anche tra le favorite per eventualmente la conquista di questo trofeo europeo che manca da diverso tempo e che possiamo dire magari il vero obiettivo di questa stagione. Concordi anche tutti gli addetti ai lavori che danno per regina al primo posto proprio la Juventus sul mercato, fra i quali anche Luca Toni, che peraltro anche è un ex in questione, che direttamente da Milano, sede del calciomercato, intervistato proprio dal nostro Lorenzo Marucci, uno degli inviati di tuttomercatoweb.com a Milano, ha fatto il punto della situazione sulla Juventus, sul mercato della Juventus e su quello che attende la stagione di Massimiliano Allegri. Sentiamo Luca Toni ai microfoni di Lorenzo Marucci. Anche se sei fuori, comunque la Juventus è la regina del mercato, avanti a tutti, farà un campionato a sé? Ma è normale, sulla carta sì, poi è chiaro, io sono sempre dell'idea che preferisco avere quelli più forti che quelli più scarsi, quindi la Juve ha fatto un gran mercato, era già la più forte, ha preso dalle dirette concorrenti dei giocatori, i loro giocatori più forti, quindi la vedo dura, poi è chiaro, poi sarà il campo a dire la verità, però sicuramente parte molto avvantaggiata. Ultimissima, comunque, chi può essere l'antagonista della Juventus? Ma è chiaro, penso che sarà o la Roma o il Napoli, a meno che l'Inter non faccia altri colpi di mercato. Roma o Napoli, le antagoniste della Juventus, secondo Luca Toni. Tra poco torniamo a parlare anche del Napoli, prima però usciamo dal terreno di gioco per quello che riguarda una battaglia di comunicati e ricorsi dopo la sentenza della Lega Calcio nei confronti del Sassuolo per aver schierato in maniera irregolare il calciatore Ragusa nella vittoria contro il Pescara. KO a tavolino nei confronti del club emiliano, pronta chiaramente la strategia della società neroverde per ribaltare la sentenza e riacquisire i tre punti che si era conquistata sul campo. Un Sassuolo assoluto protagonista non soltanto del mercato ma anche con gli ottimi risultati della squadra di Di Francesco. Sempre il nostro Lorenzo Marucci a Milano ha intervistato Mattia Grassani, che è uno dei massimi esperti chiaramente di giustizia sportiva. Sentite cosa ha detto proprio sui piani e le strategie del Sassuolo in vista delle prossime settimane. Siamo a Milano con l'avvocato Mattia Grassani, che per il Sassuolo si sta occupando del caso che ha visto decretare la sconfitta per la squadra di Di Francesco per 3-0 a tavolino contro il Pescara. Per quanto riguarda, insomma, il caso in questione,
abbastanza chiaro, ecco, però quali sono i tempi e quali sono i modi per procedere, per provare anche a ribaltare questa situazione? Sicuramente il percorso non sarà un percorso immediato, perché è un tema complesso, è un caso senza precedenti e quindi bisogna approfondire bene le carte. Il Sassuolo preannuncerà il ricorso alla Corte Sportiva di Appello entro questa settimana, poi la settimana successiva servirà per studiare le carte e per disporre i motivi del reclamo, e credo che entro il mese di settembre la vicenda dovrebbe trovare una conclusione innanzi all'organo di secondo grado della federazione, salvo poi eventuali ricorsi a CONI. È stato secondo lei un po' troppo diciamo così fiscalismo? Diciamo che la fonte normativa sulla base della quale il giudice sportivo Tosel ha decretato lo 0-3 a tavolino trae origine da un comunicato ufficiale che si sovrappone al codice di giustizia sportiva, e la considerazione credo che l'uomo della strada si pone è: ma se lo 0-3 a tavolino viene comminato in base alle previsioni del codice solo in caso di partecipazione alla gara di giocatore squalificato o non tesserato, ebbene Ragusa, che era tesserato, contrattizzato con visto di esecutività rilasciato dalla Lega rispetto al contratto di prestazione sportiva, ha commesso una violazione pari a quella del giocatore squalificato o non tesserato? Ad avviso del Sassuolo assolutamente no, e quindi uno dei punti in ambito tecnico-giuridico su cui il ricorso verterà è anche questo, cioè non c'è un equilibrio, una perequazione sanzionatoria tra chi commette la più grave delle violazioni, cioè partecipa alla gara senza averne un titolo, e chi invece è tesserato e contrattizzato per un presunto ritardo nell'invio di una posta elettronica certificata riceve la stessa sanzione. E questo era l'avvocato Mattia Grassani in esclusiva ai microfoni di tuttomercatoweb.com direttamente da Milano con il nostro Lorenzo Marucci. Come promesso, torniamo a parlare di calcio giocato, di mercato, torniamo a parlare del Napoli, l'altra protagonista sul mercato assieme alla Juventus, assieme anche all'Inter, con l'arrivo, finalmente il tassello che voleva Maurizio Sarri in difesa, Raimondo, è arrivato finalmente dal Torino Nicola Maximovic, una trattativa che è durata, dobbiamo dire, anche un po', anche più del dovuto, da diverse settimane. Forse troppo. Sì, un anno e mezzo che il Napoli più o meno corteggia Nicola Maximovic, finalmente è arrivato, un buon innesto, forse non valeva i 25-30 milioni di euro spesi, ricordiamolo, Valdifiori farà il viaggio opposto, andrà al Torino. Però posso dire che è sempre stato questo l'obiettivo numero uno in difesa. Sì, è sempre stato il primo obiettivo per la difesa del Napoli, è un ottimo difensore, potenzialmente un titolare di questo Napoli, bravo anche palla al piede, bravo a far salire la squadra, due stagioni fa probabilmente espresso al meglio delle sue potenzialità, lo scorso anno è stato limitato da un infortunio, ma non c'è dubbio che il Napoli abbia acquistato un buon difensore, un difensore che permette adesso a Maurizio Sarri di avere delle alternative, perché ricordiamolo, dopo la vittoria col Milan era stato lo stesso Sarri che a sorpresa si era espresso sul mercato, aveva detto questo Napoli ha bisogno di un difensore, anche perché Koulibaly a metà stagione partirà per la Coppa d'Africa, lui difensore senegalese, insomma Maximovic potrà degnamente sostituirlo e perché no scalzarlo anche a stagione in corso, perché questo Maximovic è sicuramente un buon difensore. Certo, adesso dovrà anche recuperare la condizione atletica perché non si allena da qualche giorno. La mancanza di alternative, che era anche stato il problema della passata stagione, nella seconda parte di stagione, quando la squadra di Maurizio Sarri è sembrata un po' sulle gambe. Nonostante la partenza di Gonzalo Higuaín in direzione Juventus, il Napoli ha centrato il colpo Milik, che è già andato a segno in campionato. Il valore, chiaramente, Raimondo, è diverso rispetto all'attaccante argentino, però, se non altro, il Napoli potrebbe giocare più di squadra in questa stagione, ovviare magari alla mancanza di qualità di Gonzalo Higuaín e facendo magari andando in gol con più giocatori. Sì, diciamo che il Napoli dovrà fare di necessità virtù, perché ha provato in tutti i modi a sostituire anche con un altro nome Gonzalo Higuaín, ha seguito per settimane Mauro Icardi, poi ci ha provato per Nicola Kalinic, ma la Fiorentina ha chiesto tanto, per il Napoli troppo, 35 milioni di euro. L'ultimo obiettivo era Leonardo Pavoletti del Genova, anche qui muro di preziosi che a poche ore dalla chiusura del calciomercato non se l'è sentita di vendere Pavoletti, un'offerta comunque importante da oltre 20 milioni di euro. A quel punto il Napoli ha deciso di trattenere Gabbiadini, c'era già un accordo con l'Everton, ma il Napoli a quel punto ha ritirato Gabbiadini dal mercato, anzi presto
a mercato chiuso, rinnoverà anche il contratto fino al 2021, 3 milioni di euro netti a stagione, di puntare forte su Arkadiusz Milik, che ha dato segnali importanti contro il Milan, la sua prima doppietta in Italia, molto bello soprattutto il suo secondo gol di testa sugli sviluppi di un'azione d'angolo, un'azione atipica per il Napoli, e di tenere Gabbiadini come riserva. Certamente giocherà di più quest'anno Gabbiadini, perché lo scorso anno all'ombra di un campione per lui era difficile trovare. Chissà che magari proprio Gabbiadini non possa essere magari la rivelazione di questo perché Napoli, no? Che tra l'altro, così completiamo anche il quadro sugli azzurri, a centrocampo ha messo a segno un tris di colpi in prospettiva di giovani, ma che allo stesso tempo possono dare un contributo già da subito alla squadra di Sarri in questa stagione. Parliamo di Avarà, parliamo di Zielinski, parliamo di Rog, sicuramente tre giovani tra i più ambiti in Europa, e li ha presi tutti il Napoli, anche questo va sottolineato. Sì, diciamo che uno dei problemi lo scorso anno del Napoli era la rosa corta, ne abbiamo parlato spesso anche qui, anche negli studi del TMV News. Quest'anno certamente soprattutto a centrocampo Maurizio Sarri avrà problemi di abbondanza. Non può lamentarsi, sono sei centrocampisti, potenzialmente tutti titolari per tre posti. Rog era un giocatore ambito da mezza Europa, anche in Premier League, dall'Arsenal di Diawara ne abbiamo parlato tutti un gran bene, lo stesso Zielinski di fatto a maggio aveva l'accordo con Liverpool, un accordo poi saltato, il Napoli ha battuto la concorrenza del Milan, insomma a centrocampo il Napoli si è mosso bene. Se posso fare un piccolo appunto, Tommaso, forse in difesa sugli esterni serviva qualcosa in più, sarebbe servito perché no un terzino, un'alternativa a Goulam e Isai. Invece il Napoli sfumato Versalico, che è andato all'Atletico Madrid, con Santon che non ha superato le visite mediche, di fatto si è fermato, resterà con questa incognita, ma comunque nel complesso si tratta di una buona squadra. La Juventus si prende 10 e lode in pagella, il Napoli con questa piccola defezione sugli esterni quanto gli diamo? Il Napoli non più di 6.5-7, perché comunque ha perso Higuain quest'estate, pesa tanto, e questa assenza peserà tantissimo. Perfetto, allora noi ci salutiamo ascoltandoci l'ultimo contributo, sempre grazie al nostro Lorenzo Marucci, inviato di tuttomercatoweb.com a Milano, sede del calciomercato, con Bruno Cirillo, ex tra le altre di Inter e Regina, che parla proprio dell'acquisto di Nicola Maximovic del Napoli e più in generale anche della squadra di Maurizio Sarri. Quindi io saluto e ringrazio Raimondo De Magistris. Grazie a te, Tommaso. Chiaramente per tutte le altre notizie di mercato vi rimando come sempre alle pagine di tuttomercatoweb.com per quello che riguarda la Serie A, la Serie B, la Lega Pro e tutto quello che succede in Europa. L'appuntamento con le TMV News chiaramente torna a domani. Siamo a Milano al calciomercato con Bruno Cirillo, ex giocatore di grande esperienza a livello internazionale. Intanto, al momento, a parte la Juventus, a chi possiamo assegnare la palma di regina del mercato? Ma credo sicuramente che anche il Napoli abbia fatto una grande campagna acquisti, ha confermato quasi tutto lo zoccolo duro dello scorso anno, quindi credo che il Napoli possa dare fastidio a questa Juve fortissima, no? E anche da tifosi del Napoli, quindi mi auguro che quest'anno possiamo assistere a qualcosa di diverso, anche se la vedo dura. Il colpo Maximovic, come lo giudica, e soprattutto insomma, è stato giusto insistere su questo calciatore? Ma credo di sì, anche perché è uno attualmente è uno di quelli che ha dimostrato di avere tante qualità, quindi mi auguro che andando a Napoli, in una piazza importante come Napoli, possa dimostrare tutto il suo valore. Da ex interista invece, che ruolo potrà recitare la squadra di De Boer, che non è partita affatto bene in campionato? Ma sicuramente non è iniziato bene, tanti giocatori nuovi, allenatore nuovo, quindi io credo che c'è bisogno di un po' di tempo per far sì che questo gruppo possa uscire fuori, anche perché anche l'Inter ha fatto acquisti importanti, quindi io credo che dopo un po' di settimane riusciremo a vedere anche l'Inter dare il suo contributo. Dal punto di vista difensivo e della fase difensiva, come possiamo giudicare fino a questo momento l'Inter, anche sulla base dei giocatori che ha a disposizione De Boer? Si parla peraltro ancora della possibilità dell'arrivo di un esterno difensivo. Ma ripeto, all'inizio queste due partite purtroppo per l'Inter sono andate male, un gruppo e un allenatore che si stanno conoscendo, e le idee dell'allenatore devono ancora essere
credo recepite dal gruppo, e quindi magari con questa settimana di stop avranno la possibilità di mettersi in pista, e già dalla prossima bisogna comunque vedere un'altra Inter, no? Per il proseguo del campionato. Il cuore di Cirillo batte ancora per la Regina? Ah beh, quello sì, calcisticamente sono cresciuto là e è stata la squadra che mi ha regalato tante emozioni. Ho finito la mia carriera a Reggio Calabria, sono contentissimo che quest'anno la Regina ritorni nel calcio che conta, e quindi mi auguro che al più presto, con un po' di pazienza, possa ritornare dove merita, no?